è una scarpa molto leggera. Poi sicuramente il fatto, come dicevamo prima, della spinta, della reattività, del salva energia, dell'effetto trampolino. Il peso della tradizione a volte può ritardare le scelte di design di una marca che come ASICS è regina delle scarpe da corsa. Ma non serve un genio del marketing per capire che i gusti dei consumatori, dei podisti amatori stanno cambiando. Molti di noi in effetti hanno scelto delle scarpe che con un'altezza dal suolo 5 anni fa non era ammissibile. Corsi, ed uso il passato remoto non a caso, e vinsi la mia prima maratona sotto le 2 ore e 30, con una scarpa che oggi non utilizzerei nemmeno per correre 5 km. Oggi sono molto lieto di raccontarvi che in collaborazione con ASICS parlerò di una scarpa che secondo me potrebbe piacere a molti podisti amatori, in particolar modo mi riferisco alle ASICS Nova Blast. Scarpe che mi sono state fornite gratuitamente dalla casa di Kobe, ma questa cosa non dovrebbe influenzare in nessun modo la mia recensione. Ad ogni modo lascio a voi la valutazione, è comunque importante secondo me saperlo. Veniamo comunque alle Nova Blast. Parto da un episodio di tanto tempo fa. Quando andai a studiare in America, una delle prime cose, che mi rimase in mente è l'incontro con il mio roommate che la sera prima era andato a divertirsi e mi disse "Hi at a Blast". E in effetti alla prima corsa con queste Nova Blast, "Hi at a Blast", mi sono divertito parecchio perché queste scarpe sono fondamentalmente diverse rispetto alla tradizione ASICS. Ma prima di parlare del comportamento nella corsa, vi suggerisco, se avete tempo e voglia, di guardare la recensione su The Running Pit, oltre a quella di Stefano Baldini sul blog ASICS, entrambe le quali sono recensioni che vi potrebbero comunque aiutare a comprendere al meglio questa scarpa. Per inciso, molte delle considerazioni fatte da Stefano sono state effettuate utilizzando questo sensore FootPod RDPod della Garmin, con il quale si possono calcolare e misurare le dinamiche di corsa. Noi abbiamo usato quello, ma anche il sensore Stride, oltre ai sensori RunScribe, che vi consentono di avere di un laboratorio di biomeccanica della corsa. E nei prossimi giorni, con Andrea Soffientini, reduce dal personale 14-11 sui 5.000 a Losanna, vi racconteremo come queste scarpe, dal punto di vista tecnologico, consentono di correre al meglio. L'unico vero limite di questa analisi, tra l'altro il mio coniglio si è riproposto sul canale, è il fatto che queste analisi di biomeccanica si riferiscono al mio modo di correre, quindi voi potreste avere una sensazione diversa e in effetti il mio consiglio è quello di provare le scarpe prima di poter decidere se vi vanno bene. La Nova Blast ha un differenziale 10 come da tradizione ASICS, ma la differenza è che l'altezza dal suolo è superiore rispetto al passato, 32 mm nella parte posteriore, 22 mm nell'avampiede, 1 mm in meno per la versione da donna, 260 grammi nella taglia 9 maschile, sì, anche perché ho visto diversi numeri e diverse grammature uscite sui vari blog. Sappiate comunque che nella versione femminile parliamo di 220 grammi, questa scarpa è sicuramente al tempo stesso leggera ma protettiva. Per quello che riguarda la tomaia, è in jacquard mesh, secondo noi un vantaggio competitivo rispetto alla competizione, è molto traspirante durante queste fasi estive e l'abbiamo utilizzata in alcune corse in pista. Secondo noi il piede respira al meglio grazie all'apertura sull'avampiede e che quindi noi le suggeriamo soprattutto durante le giornate calde estive. C'è inoltre, cambio il colore semplicemente per dire che ne esistono diversi modelli, un grande spazio nell'avampiede, cosa che consente anche di correre a velocità meno sostenute. Anche perché, contrariamente al solito, gli occhielli presenti sull'allacciatura sono 5, non 6 come la tradizione ASICS. Tenete conto che questo ha un impatto sul bloccaggio del piede. Sappiate però che utilizzando l'ultimo anello potete comunque correre velocemente. A livello di tomaia, sappiate infine che il marchio ASICS saldato sui lati consente una maggiore stabilità e solidità della scarpa stessa. Ho amati i lacci molto sottili e la linguetta altrettanto sottile, questa cosa mi consente di correre meglio a tutte le velocità. Ma la vera novità della scarpa è l'intersuola In-Flight Foam Blast, da cui il nome, che consente un effetto trampolino anche supportato dal fatto che c'è una presenza importante di gomma sulla suola.
l'effetto trampolino esacerbato anche dal design della scarpa stessa, che vi consente, se riuscite a correre in avampiede, di andare sicuramente molto velocemente. Due cose da sapere: per una delle prime volte l'intersuola non contiene nessun gel e al tempo stesso la scarpa, secondo Baldini, permette di avere un rapporto verticale migliorato del 5%, un appoggio al suolo diminuito del 3%, cosa che dovrebbe a linea di principio permettervi di correre più velocemente. Dai miei test penso che sia addirittura qualcosa di meglio. Comunque nei prossimi giorni con Andrea faremo un confronto Glide Ride, Nova Blast e Evo Ride, e poi vi daremo un consiglio di quale scarpa suggerirvi ai vostri diversi ritmi. Infine, per il mio modo di correre potete vedere le dinamiche di corsa Runscribe in un 8x800 corso a 3,15 al chilometro. A livello di suola, ASICS ha sopperito al difetto di fondo, derivato comunque dal design della scarpa stessa, di una stabilità non perfetta. L'altezza del suolo in effetti influenza la stabilità, lo ha fatto con due accorgimenti particolari: in primo luogo creando un solco nella parte centrale che consente una maggiore stabilità, e inoltre con una piattaforma larga nella suola che vi permette di appoggiare il piede, soprattutto se correte di avampiede, al meglio. L'intaglio centrale consente di migliorare la flessione della scarpa e di conseguenza migliorare al tempo stesso la stabilità. Concludo dicendo che la suola in Arar Plus garantisce un maggiore grip in tutte le condizioni di terreno. Noi l'abbiamo testata soltanto in pista e sulla pista bianca. Nei prossimi giorni, quando pioverà, magari a Livigno, valuteremo se questa cosa è vera anche in condizioni piovose. Ora mi sto preparando per andare al Parco di Monza con Giacomo Galliani, ASICS Front Runner da 2 anni. Giacomo inoltre è un personal trainer e ha tenuto una rubrica molto importante durante questo periodo di pandemia, che ha consentito a tutti noi podisti di allenarci anche da casa. Vediamo cosa ci ha raccontato, vado con lui e poi torno qui per una considerazione finale. Ciao Giacomo, tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Come va il Parco di Monza? Bellissimo, spettacolo. Ti sei allenato stamattina? Stamattina abbiamo fatto doppio allenamento. Grandissimo. E cosa ne pensi di questa Nova Blast? Ma io sono particolarmente innamorato di questa scarpa, perché mi ha colpito fin da subito la parte estetica. Sicuramente un colore molto affascinante, un colore che dà molto nell'occhio, e poi una volta provata veramente mi ha fatto innamorare. Chiaramente tu hai quelle arancioni che sono sicuramente più belle. Ovviamente sì. A chi sono adatte secondo te queste scarpe? Consiglio questa scarpa a chi ha una corsa abbastanza veloce, sicuramente. Io ad esempio la utilizzo per delle ripetute veloci, e mi trovo veramente bene con questo suo effetto elastico, veramente fantastico. E per quale distanza le utilizzeresti? Ma io massimo arrivo a distanze di mezza maratona, quindi la utilizzo dai 10 km in poi fino ad arrivare alla mezza maratona. E peso del podista che le utilizza massimo quant'è secondo te? Ma secondo me siamo sulle 70, 72, 73 kg massimo. Io infatti sono leggermente superiore alla media. Giulia, che questa scarpa è comunque molto veloce, cosa ne pensi? Io sono veramente super felice di questa scarpa, perché ho notato questo effetto elastico rimbalzante, come se ci fosse un trampolino che ti proietti leggermente in avanti e ti dia quella spinta in più che serve durante la falcata. Quindi io mi sono trovato veramente bene. E cosa ne pensi in effetti dell'intersuola Flight Foam Blast? Questo effetto nuovo rimbalzante di ASICS mi ha colpito dal giorno zero in cui ho messo questa scarpa. E ripeto, questo effetto trampolino è un salva energia da una parte, perché comunque ti risparmia veramente l'energia durante la falcata, e dall'altra ti dà quella spinta in più, quella marcia in più che serve durante la corsa. Quanto credi che sia la durata di questa Nova Blast? Guarda, io ce l'ho da circa 400-450 km e parrebbe quasi nuova, quindi ti direi intorno alle 600 km come durata massima. E invece Giacomo, suggerisci di comprare lo stesso numero o mezzo numero in più o in meno? Io personalmente utilizzo lo stesso numero degli altri modelli ASICS. E in effetti qual è la tua rotazione tipo durante la settimana? Durante l'arco della settimana utilizzo personalmente Dynaflight, le ultime Dynaflight con cui mi trovo veramente bene. Ho fatto gli ultimi triathlon, addirittura una maratona, la mia massima distanza, e le vecchie Nimbus con cui mi sono sempre trovato da Dio per distanze un pochettino maggiori e ritmi leggermente più lenti. Ci dicevi che la tomaia è molto traspirante, cosa ne pensi?
Sì, io ho trovato questa tovaglia veramente super leggera. Ho iniziato a utilizzare queste scarpe durante questo periodo, quindi dove già faceva molto caldo. E personalmente mi sono trovato bene, sia con le calze sia senza. Io personalmente a volte corro anche scalzo. Se vogliamo dare una pecca a questa scarpa, che ad alcuni, ho sentito alcuni pareri, dà fastidio un pochettino all'occhiello se non si utilizzano le calze. Io personalmente mi trovo bene anche senza, se no il consiglio è quello di utilizzare comunque una calza che copra l'occhiello e l'ultimo occhiello. Giacomo, invece secondo te quali sono i punti di forza di queste Nova Blast? Ma allora, sicuramente la leggerezza, è una scarpa molto leggera. Poi sicuramente il fatto, come dicevamo prima, della spinta, della reattività, del salva energia, dell'effetto trampolino. E poi l'altra parte non da considerare sicuramente è una scarpa molto traspirante, soprattutto da utilizzare d'estate. E non per ultimo la parte estetica, che è veramente una scarpa super figa, sì. E invece per le gare che scarpe suggerisci? Ma allora, dipende che tipo di gara. Io personalmente nelle prossime gare, che spero ci siano il prima possibile, vorrei testare proprio Nova Blast. Quindi io a ottobre sono iscritto a un Ironman in Sardegna, quindi vorrei provare nella distanza del medio, quindi sulla mezza maratona, proprio le Nova Blast. E invece l'ultima domanda, prima di concludere la recensione, ci hanno detto che il grip è buono, cosa ne pensi, e al Parco di Monza com'è andata? Benissimo, il grip l'ho trovato perfetto, la suola l'ho trovata veramente perfetta, l'ho provata anche in condizioni con della pioggia, la settimana scorsa quando qui c'è stato il diluvio universale mi sono trovato a correre sotto la pioggia e le scarpe hanno tenuto veramente bene, quindi mi sono soddisfatto. Va bene, grazie Giacomo, ci vediamo alla prossima. Grazie a voi, ciao. Dimenticavo di dire che io sono Massi, recensisco scarpe da corsa, ringrazio ancora ASICS per questa bellissima iniziativa, e se volete comprare la scarpa qui c'è il link qui sotto, e come al solito stay strong e alla prossima.